L'amor che me vien chiere, ora viene. L'amor che vien. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo volume che non si occupa soltanto di Medioevo, ma che ha al suo interno il Medioevo per le ragioni che adesso sentirete. Il volume è Le porte di Milano, studio con guida delle mura, di Flavio Livio Marchetto, 410 pagine per 35 euro, pubblicato da Fabbrica dei Segni Editore da pochissimo. E io, come mia abitudine, non rubo tempo, ma lascio subito la parola all'autore che ci racconti un po' di questo libro che ci porta alla scoperta delle porte di Milano. A te, Flavio, la parola. Buongiorno a tutti, grazie Maurizio per questa occasione e a voi tutti ancora. Allora, questo è un libro che mi è stato suggerito dal semplice fatto che io faccio il volontario presso le varie università della terza età. E ho notato che nell'esporre l'argomento della storia di Milano, sia dalla nascita fino ai giorni nostri, aveva destato molto interesse il discorso sulle porte di Milano, le mura e le varie cerchie che avevano difeso Milano nei secoli, perché Milano è sempre stata una grandissima protagonista, quindi nell'antichità, addirittura era capitale, è stata per un periodo capitale dell'impero romano d'Occidente, come tutti sappiamo. Nel Medioevo è stata la prima città che è diventata un libero comune, quindi grandissima protagonista anche lei, nella guerra fra Guelfi e Ghibellini, poi passando per l'età moderna, dove purtroppo Milano perde la sua indipendenza, però rimane sempre importantissima, quindi sempre difesa da grandi mura. Infatti gli spagnoli le avevano fatte. E poi queste mura purtroppo le abbiamo perse e ci sono ancora pochi residui in giro. La mia è stata una grandissima ricerca, avevo notato che non c'erano testi che trattavano completamente l'argomento, o trattavano una singola porta, o trattavano un singolo periodo, ma non c'era niente di organico, di completo. E allora mi sono messo in questa impresa che prima credevo fosse breve, e invece poi dopo si è rivelata molto molto lunga, perché la sola ricerca è durata 6 anni, 6 lunghissimi anni, è un anno intero per dare una forma editoriale che fosse, diciamo, di facile usufruibilità come testo. E proprio perché è nata da un'esigenza del pubblico che mi ascoltava, quindi dei miei corsisti, ho cercato di impostarlo non solo come un saggio, ma ho cercato di metterci dentro anche qualche elemento di guida turistica, perché la cosa importante sarebbe poter andare per Milano, magari già da casa, decidere il percorso, oppure così improvvisarlo anche, trovarsi davanti alla porta romana di epoca spagnola. Il libro fornisce una scheda completa, quindi noi, quando siamo davanti alla porta romana di epoca spagnola, possiamo immaginare, a parte che ci sono ancora un bel po' di mura, però possiamo immaginare tutto il contesto, perché è stata costruita, chi è passato anche di là, perché per le porte di Milano sono passati dei personaggi molto importanti, ok? Questo è stato tutto una ricerca completa che è durata 6 anni, dove ho potuto frequentare i nostri archivi, che sono preziosissimi e grandissimi, veramente delle grandissime miniere che mi piacerebbe veramente valorizzare completamente. Ecco, io con questa mia opera ho voluto anche valorizzare il materiale che viene, diciamo, conservato in questi grandi archivi. Questo è per fare un'introduzione, capire l'opera, che cosa tratta e dove sono andato a reperire le varie informazioni. Dimmi pure, Maurizio. Allora, io so, pur non essendo un esperto di porte, che Milano ha avuto da subito, cioè già dal periodo delle mura di Massimiano, no? Se non vado errato, quindi in piena epoca imperiale romana, ha già avuto delle porte. Poi, sì. poi
nel periodo comunale Milano addirittura aveva, credo, 14 custerle e altrettante porte. Quindi un patrimonio importantissimo del quale di originale non rimane tantissimo, ma ci sono anche tutta una serie di resti che sono di epoca medievale, per esempio nel nostro caso, sai che a noi interessa in particolar modo questo, e mi viene in mente Porta Ticinese, per dirne una, dove ci sono ancora presenti elementi architettonici e decorativi. Ecco, quello che mi piacerebbe capire è: tu fai un percorso di tipo cronologico storico, cioè parti dall'inizio e vieni ai giorni nostri, seguendo le singole porte e quindi fornendo di ognuna tutte le vicende che le accompagnano. Sì, guarda, allora, delle tante cose che hai detto. Allora, per quanto riguarda le mura romane, Milano fu dotata di mura romane esattamente repubblicane, nella tarda età repubblicana, nel 50 circa avanti Cristo, quindi a metà del primo secolo avanti Cristo, perché Milano aveva avuto il diritto, era stato riconosciuto di essere una città di diritto romano. E quindi per questo motivo venne dotata di alcune infrastrutture, fra cui le mura difensive, anche se non servivano, però era comunque un motivo di prestigio in quell'epoca e quindi se ne dotò. Poi, come hai detto tu giustamente, molti le conoscono come mura massimiane, ma esattamente quelle sono state nella configurazione dell'allargamento dovuto al fatto che Milano era diventata città imperiale. Quindi sede imperiale. Roma rimaneva sempre la capitale, però l'imperatore aveva deciso che era uno dei luoghi dove risiedeva, e quindi proprio perché vi risiedeva tutta la corte, quindi tutta la burocrazia doveva essere accolta, che non era poca. Naturalmente dell'epoca romana non abbiamo tanti dati, però stranamente abbiamo più reperti di mura di epoca romana che non di mura di epoca medievale. Sembrerà un po' un assurdo, ma è così. Qualche dato sulle varie porte di epoca romana si riesce a trovare pelluccando fra qualche antico testo e vi dicendo, ma sono riferimenti veramente piccoli, ok? E queste mura romane però durarono fino a quando il nostro purtroppo Federico Barbarossa, il famoso imperatore, venne in Italia per ripristinare completamente il suo potere centrale imperiale, e Milano, essendo la capofila dei Guelfi, poi fu presa proprio frontalmente e non poté resistere, quindi Milano purtroppo nel 1162 venne distrutta, addirittura con grande gaudio delle varie città ghibelline, che furono, diciamo, coinvolte. In che maniera? Gli fu assegnato un settore, i famosi sestieri, okay? Uno dei sestieri di Milano, ognuna di queste città ghibelline che avevano appoggiato, diciamo, l'imperatore. Quindi si può dire che era un po' una guerra fratricida anche, fra le caratteristiche che aveva. Delle mura medievali abbiamo i varchi. Sappiamo esattamente dove si trovano, questi sì, qualcuno esiste come quello di Porta Ticinese, okay? Quindi anche Porta Nuova, che sono stati chiamati archi di Porta Nuova nella storia. Poi pochi sanno, oppure che c'è anche una pustella, la pustella di Sant'Ambrogio, che si è salvata solo per motivo, perché quando hanno costruito le mura spagnole, quindi la successiva cerchia muraria, non era sul tracciato della strada importante e quindi avevano bucato le mura medievali nella parte che interessava loro e di conseguenza la pustella di Sant'Ambrogio cadde, diciamo, non fu più attraversata e subito fu presa per essere, diciamo, edificata con altri edifici e si è salvata proprio per questo motivo, perché
nel XIX secolo, XX secolo, quando hanno voluto ripristinare qualcosina delle mura medievali, l'hanno trovata e allora hanno riaperto questa pustella. Anche qui, piccolissima particolarità, le porte importanti di Milano in epoca medievale avevano due varchi, due fornici, e le pustelle invece ne avevano solo uno di fornice, perché proprio la pustella sarebbe una porta secondaria, quindi anche su assi viari secondari, non attraversata dal grande traffico. L'eccezione era proprio la pustella di Sant'Ambrogio, che aveva due varchi. Poi fra le mura, invece fra le porte importanti, l'unica che faceva eccezione, perché tutte avevano due varchi, era Porta Ticinese. E guarda caso, sono proprio due varchi che ci sono pervenuti oggi. Ecco, questo è per raccontare qualcosina Sì, sulle evoluzioni. per chi non lo sapesse, le mura medievali corrispondono oggi più o meno a quella che noi chiamiamo cerchia dei Navigli, no? Quella che percorre dalla stazione di Cadorna lungo Carducci, De Amicis, Molino delle Armi e fa tutto il giro della città. E in più le porte corrispondevano ai sestieri. Sì, infatti i Quindi sestieri prendevano il nome della porta. esatto. Sestieri erano Porta Romana, Porta Ticinese, poi Porta Vercellina, perché si chiama Porta Magenta soltanto in epoca unitaria, ok? Nei secoli è sempre stata chiamata Porta Vercellina. Poi c'è stata Porta Comasina, Porta Nuova e Porta Orientale. Anche qui, oggi se uno dice Porta Orientale, in quanti sanno a quale corrisponde? Oggi si chiama Porta Venezia. Poi, giustamente tu hai detto, oggi lo conosciamo come Cerchia dei Navigli. Perché? Perché una volta che hanno costruito come si chiama, le mura spagnole, il fossato che difendeva le mura medievali non aveva più motivo di essere. Allora è stato convertito come via commerciale. Infatti, c'erano le varie barche, le varie sciostre. Furono abbattuti tutte le mura medievali, ecco il motivo perché non ce n'è oggi, se non un piccolo tratto nella parte nord, vicino a via San, come si chiama? Via San Damiano, da quelle parti, ok? Che nel libro comunque viene trattato e tutto, e lo si può vedere. Ecco, solamente quel piccolo pezzo venne salvato, se no tutto il resto fu convertito per esigenze commerciali, giustamente. Certo. Era all'interno delle mura spagnole, già, quindi già difesa. Beh, i Navigli, la cerchia dei Navigli è rimasta comunque fino agli anni 50, quando hanno asfaltato l'ultima parte, no? Esattamente, è rimasta fino all'epoca fascista. Nell'epoca fascista hanno chiuso l'ultimo tratto, avevano già iniziato un po' prima. Purtroppo lì è stata la miopia milanese, cioè ci sono anche dei pezzi che ho riportato, delle fonti, dove purtroppo le antiche vestigia venivano viste come un intralcio al progresso che avrebbe portato prosperità. Infatti, Certo. nella furia, diciamo, distruttrice di Milano, cosa è successo? Che quando ormai, per esempio, le mura spagnole erano state in buona parte distrutte, si sono accorti dell'errore e allora cosa hanno detto? Ai ai ai, fermiamoci, conserviamo qualcosa. E grazie a Dio oggi possiamo avere un buon tratto di mura spagnole proprio dalle parti di Porta Romana. Okay? Sì, cosiddetti bastioni. Sì, poi le mura sono le hanno chiamate bastioni perché il bastione però era un elemento No, della fortificazione, certo. perché c'era il muro dritto che era la cortina e poi intervallata da queste prospicienze, cioè protesioni verso l'esterno della città che potevano essere o piattaforme, chiamate anche cavalieri da qualche parte, e poi bastioni, i famosi bastioni che però erano più che altro messi negli angoli. Sì. Perché l'angolo era più delicato,
e quindi in quanto tale necessitava di maggior difesa, maggior irrobustimento. E ancora oggi c'è sempre da notare come Milano abbia, non dico trascurato, ma abbia in qualche modo scordato il suo passato e non lo abbia conservato e valorizzato nel modo giusto. Ci sono progetti, per esempio, ci sono alcuni che vorrebbero riaprire i Navigli. Cosa che oggi sinceramente mi pare poco plausibile, però andandoli a cercare, magari con una guida come la tua, uno scopre delle cose che non ha mai notato prima. Sì, Quindi in allora, questo per quanto senso. riguarda i Navigli, io ho avuto la fortuna di insegnare proprio all'università della terza età che si chiamava Universalia 3, che si trova in via San Marco, ed era dove arrivava il famoso Naviglio della Martesana, ok? Sì. E poi si metteva nel Naviglio interno e girava lì attorno. Le persone del luogo che ho intervistato mi hanno detto, sì, può essere. Va bene riaprire i Navigli, però attenzione al traffico, che Certo. Milano è un attimo, basta interrompere una strada e subito tutta la città collassa. Okay? Quindi la loro preoccupazione è questa. Tutti sappiamo quanti erano belli i Navigli, ci sono tantissimi quadri che riportano la loro bellezza, diciamo il fattore romantico che poi emanano. Sarebbe fattibile, sì, questo sì. Anzi, io ho partecipato a un incontro, adesso non mi ricordo più se era Rotary Club, sì, dovrebbe essere Rotary, no, Lions Club, in cui avevano esposto questa grande via di navigazione che andava da Lugano fino a Venezia, però entrava a Milano e dava la possibilità poi di risalire, andare fino al lago di Como, però arrivando per l'Adda, ok? Sì. Quindi Lecco e via dicendo. Grazie a Dio c'è gente che sta pensando a ripristinare questa via d'acqua. Perché cosa? Per farla riscoprire a tutti e quindi turismo. E penso che il turismo dovrebbe essere un settore che vada sviluppato un po' di più a Milano, come hai detto Sì, tu. però per svilupparlo ci vuole un'offerta, no? Quindi Guarda, di sicuro c'è. Io. Eh no, certo che c'è, però va valorizzata, va fatta scoprire, va conosciuta, va divulgata. Per esempio, io mi chiedo quanti milanesi sanno che il marmo del Duomo arrivava via Barconi. Naviglio, coi barconi lungo il Naviglio, e le pietre venivano scaricate in via Laghetto, dove appunto c'era l'approdo, no? Che è proprio dietro l'attuale Duomo. Per esempio, questa è una cosa che non so quanti conoscono. C'è Conca del Naviglio dove esiste una bellissima fontana un po' abbandonata a se stessa, cioè scorci e angoli del passato di Milano si trovano, cioè, volendoli cercare, però bisogna cercarli e magari conoscerli per poterli cercare, perché se uno non sa neanche che esistono, cosa cerca? Infatti, bravo, guarda, io quando ho costruito il libro ho fatto in modo che fosse anche una guida turistica. E allora io ci ho tenuto molto quando trattavo di un argomento, di fare anche un piccolo riquadro che aiutava a individuare anche eventuali altre cose da vedere con questi piccoli riquadri. Visite consigliate. Quando uno si trovava in quel luogo, oltre all'argomento trattato, magari ce n'erano altri di riferimento all'interno del libro che riguardavano quel luogo, quindi ho preferito mettere questo. Quindi è proprio una guida che ci aiuta tantissimo con le varie, diciamo, reperti che ci sono ancora in loco, oppure che sono conservati presso i musei. Perché uno per tutti, il museo del Castello Sforzesco è pieno, pieno di reperti, soprattutto dei famosi tabernacoli, che è stato Certo. Azzone Visconti nel 1339, proprio alle soglie della fine della sua vita,
aveva iniziato ad abbellire le varie porte perché avevano 1167 vengono costruite le mura medievali. Quindi 1330 così le mura già mostravano i segni del tempo e di conseguenza avevano bisogno di manutenzione. Milano all'epoca era una protagonista, città molto ricca, quindi si è potuta permettere di che cosa? Di abbellire anche i suoi ingressi. Sin dai tempi dei Romani, gli ingressi delle porte principali erano sempre monumentali. Basta pensare che Milano in epoca romana, la famosa porta romana, proprio perché dava verso Roma, quindi la prima capitale, sede del Senato, dicendo, c'era la famosa via porticata che Sì. arriva. Adesso per dare qualche dato, che partiva dall'attuale zona di Piazza Missori, esattamente via Maddalena, via Giovanni da Paolo da Cannobbio, era lì la porta. Questa via porticata arrivava addirittura fino a Crocetta, ok? Sì. Quindi all'epoca dei Romani c'era questo diciamo, abbellimento della porta principale che dava verso la sede dell'impero, quindi Roma. In epoca medievale le singole porte importanti vennero abbellite con che cosa? Anche con questo tabernacolo, preziosissimo, con opere dei famosi maestri anche campionesi, così Guido Balduccio e robe del genere, adesso non mi ricordo più esattamente tutti i vari che hanno partecipato, e che sono conservati, tornando quindi sempre a monte di quello che ho detto, sono conservati nel famoso museo del Castello Sforzesco, bellissimo. Sì, Le prime sale, dove infatti, quasi sia. ci sono anche delle parti credo delle mura, con il rientro in città dei milanesi dopo che si erano dovuti disperdere in seguito alla distruzione operata da Barbarossa, insieme agli altri comuni che l'avevano aiutata a ricostruire la città in 5 anni, perché dal 63 al 67. C'è questo periodo, no? I milanesi vengono dispersi ai quattro punti cardinali. Sì. E uno di questi, per esempio, è a Nosedo, non lo sa nessuno, no? Sì, vero. Allora, come l'hai detto tu, all'inizio del museo, appena si entra, si varca al cancello dove viene strappato il biglietto, noi siamo accolti da che cosa? Dall'ingresso della Pusterla Fabbrica o Pusterla dei Fabbri, che si trovava esattamente dove oggi c'è Corso Cesare Correnti. Sì. Era lì, da quelle parti. Infatti stanno scavando e tutto, hanno fatto degli scavi per via della metropolitana 3, scusami, la metropolitana, deve essere quella, Quattro. la Lilla, La quella, Lilla o la quattro? una di quelle. E adesso poi verranno pubblicati dei lavori in merito perché hanno trovato molte cose, addirittura di epoca romana, sotto 6 metri hanno trovato residui di edifici romani. Ecco, quella pustella lì, che adesso è nel museo del Castello Sforzesco, ci accoglie e poi si entra e ci sono le varie sale, fra cui quella molto importante è la sesta, quella lì dove hai detto tu che c'è il famoso bassorilievo medievale, importantissimo, di epoca comunale perché c'è pochissima roba di quell'epoca. E lì viene descritto per bene l'ingresso e il ritorno dei milanesi con il famoso frate Jacopo che precede tutti con la bandiera. Nella prima forma che noi conosciamo della famosa croce, che poi è evoluta e diventata piana sulla bandiera del nostro comune, ecco. E che cosa? Davanti a sé ha proprio la porta, Sì. romana di epoca, medievale, con i Certo. due fornici, che è bellissimo. Infatti, anche qui nel libro, quando si visita il museo, oppure quando si parla di una porta romana, io elenco all'interno del museo tutti i reperti che ci sono, che interessano Milano dal punto di vista mura e porte. Quindi questo non è un libro da studiare e basta, è un libro da usare, no? Proprio usare per andare alla scoperta della storia di questa città così multiforme, così particolare, perché comunque noi oggi vediamo una Milano completamente diversa per mille ragioni e motivi, no? Ma poi alla fine nemmeno tanto, perché la vocazione di città
internazionale, tra virgolette, ce l'aveva già allora. E bisogna conoscerla per capire quello che è diventata nel tempo. E questo libro ci aiuta davvero tanto perché non esisteva, come hai detto tu all'inizio, uno studio dedicato alla realtà di Milano vista attraverso le sue porte. E penso che te ne saranno molto grati i lettori. E poi una cosa che ci tengo ad aggiungere, il tutto nasce dalla mia passione per la storia, ma soprattutto per le bandiere. È nato da uno studio sulle bandiere che avevano i sestieri di Milano. Infatti, mia preoccupazione è stata anche di poi di riprodurre quali fossero le vere bandiere dei sestieri di Milano. E sono riuscito a riprodurle tutte fedelmente. E qui, per esempio, ci sono delle bandiere che sono in formato da tavolo, con tutte con i vari sestieri. Quindi Porta Romana, che era completamente rossa. E questo vuol dire che è molto antica come bandiera, addirittura di epoca prearaldica, perché era veramente semplice, una bandiera completamente rossa con un solo elemento. Invece poi c'è Porta Ticinese, che nel tempo si è evoluta, era prima completamente bianca, solo che il bianco non è così parlante come colore come il rosso. E allora cosa è successo? Che intorno alla metà del XV secolo viene introdotto quello che in milanese si dice scagnel, vuol dire un piccolo sgabello, particolarissimo perché ha tre gambe, color rosso. Poi nel libro c'è scritto anche varie, magari sfumature che si trovano in vari documenti su come era fatto lo sgabello. Poi questa è la famosa porta Vercellina. Porta Vercellina, che è quella che noi conosciamo oggi come porta Magenta. Già con queste tre bandiere, come vedete, è facile anche da lontano, quando vengono sventolate, non essere confuso l'una per l'altra, ok? Poi c'è Porta Comasina, che è uno scaccato di bianco e rosso. Andando, ecco, bellissimo, è una riproduzione che noi troviamo nel Palazzo della Ragione di Milano. Okay? Avete in mente Piazza dei Mercanti, Palazzo della Ragione ha nella sua sala di giustizia degli armati, proprio forniti dalla porta, che hanno scudi con questo disegno. Poi c'è Porta Nuova, che è semplicemente nera e bianca, scusate, il bianco è in alto, quindi è inquartata di bianco e nero. E poi, ecco, contravvenendo si può dire alla tradizione, che sarebbe riprodurre sempre elementi con i colori della bicromia milanese, vuol dire il bianco e il rosso. Idem, Porta Orientale. Unica che riproduce un animale, ok? Il leone. E anche qua si capisce che siamo proprio agli arbori. Perché? Perché il leone è stato il primo animale che hanno riprodotto come segno. E non a caso Porta Orientale dava verso Brescia, dava verso Venezia e il loro animale, anche loro simbolico, è proprio il leone. Magari questo qui era, diciamo, un legame con la fedele Brescia, che era guelfa anche lei. Ecco, questo è stato, diciamo, il punto di partenza per questo libro, che poi si è sviluppato dando informazioni tutto sulle varie cerchie murarie. Bene, io direi allora a questo punto di ricordare ancora il titolo, che è Le porte di Milano, studio con guida delle mura. L'autore è Flavio Livio Marchetto, che è stato nostro ospite, l'editore Fabbrica dei Segni, pubblicato da pochissimo, 410 pagine per 35 euro, quindi un libro che merita assolutamente, che i milanesi devono avere in casa, cioè non. Poi magari i forestieri meno, ma i milanesi non possono non averlo per imparare a conoscere la loro città nella sua evoluzione dall'epoca romana fino ai giorni nostri. E quindi io ringrazio Flavio di questa sua fatica durata 6 anni.
Grazie a te e grazie a voi per avermi ascoltato. Ma figurati, è stato un vero piacere. E poi, quando ci permetteranno di tornare a fare presentazioni in presenza, una delle prime cose che presenteremo sarà sicuramente questa. Quindi grazie ancora. A presto, Flavio. A presto, buona giornata a tutti. Ciao. L'amor che me vien chiere, ovago traviene, l'amor che vien me queria, l'amor che vien me queria, un'impresa me.